al Piccini 28 di Bari, serata dedicata ai distillati d'autore Evo. Vodka, grappa, brandy, lavorati e presentati in modo del tutto originale. Il mio progetto è un progetto che si divide in due brand. Evo sono i miei distillati scuri, in particolar modo sono due grappe e un brandy. Cosa abbiamo cercato di fare con il brand Evo? Abbiamo cercato di rendere più internazionale, più moderno il gusto dei distillati della nostra tradizione. Quindi come rendere più moderna una grappa o un brandy? Attraverso l'utilizzo di legni particolari in affinamento, quindi non rovere, il legno tradizionalmente usato in affinamento, ma castagno, ciliegio, faggio, quindi legni italiani. La cosa a mio avviso carina è il percorso, renderne internazionale un distillato ma utilizzando legni italiani. L'altro progetto si chiama Eau de Vie. E Eau de Vie è una reinterpretazione mediterranea della vodka. La vodka tradizionalmente è un distillato di cereali o di patata. Come avvicinare alla nostra tradizione una vodka? Usando la materia prima che è la tradizione per eccellenza in Italia, il vino. Quindi Eau de Vie è una vodka ottenuta distillando vino. Una volta ottenuta la vodka base, un paio d'anni dopo, volendo creare una linea di aromatizzazione che andasse a sottolineare il carattere mediterraneo di questa vodka, ho pensato di utilizzare i quattro agrumi più particolari che si coltivano in Italia. E nota bene, uno di questi si coltiva soltanto in Italia ed è il chinotto. Oltre al chinotto, bergamotto, cedro e arancia amara. Quindi è una linea di aromatizzazioni un po' particolari, fatta per un pubblico adulto, non sono aromatizzazioni pensate per il ragazzino, quindi non sono i classici frutti dolcissimi che servono per far bene i ragazzi giovani, ma aromatizzazioni particolari per chi conosce un po' il mondo e chi apprezza cose un po' particolari. Molto particolare anche la presentazione in monodosi di questi prodotti. Oltre alla bottiglia che ovviamente c'è nella gamma, il formato più caratteristico, quello che da subito ha creato interesse sul mio progetto, è quello che io chiamo sigaro. Il mio sigaro è in realtà una provetta in vetro da 5 cl, quindi una monoporzione. In abbinamento ai distillati Evo, la serata è stata completata anche dalla presenza di un menù interamente dedicato al salmone scozzese. Abbiamo creato questo piccolo menù proprio mantenendo la freschezza dei piatti che vi vado a mostrare. Qui abbiamo una tartarina che abbiamo marinato con dei distillati Evo, perché in abbinamento stasera avremo anche questo. Poi passeremo a un carpaccio con giardiniera fatta in casa. Sempre anche qui il carpaccio marinato con dei distillati Evo. Primo piatto proponiamo un finto tortello ripieno di salmone scampo, spadellato con del burro chiarificato e parmigiano in crosta di papavero bruciato. L'ultimo piatto del menù è un lingotto di salmone con un orto fresco di verdure, barbabietola e aneto. La particolarità è che abbiamo fatto marinare anche qui il salmone nelle varie consistenze con i distillati Evo, una marinatura veloce, scottato e la freschezza nel piatto. E per finire non possono mancare le pizze gourmet, sempre con il salmone scozzese. Piccini 28, cucina e pizzeria d'autore. Abbiamo una bianca con radicchio trevigiano, salmone naturalmente scozzese e cacio e pepe, quindi diciamo una bella delizia. Sulla pizza abbiamo qui una bianca con fior di latte di Andria, soffice di caprino aneto, salmone di Scozia marinato agli agrumi e ciliegino giallo, bacche di pepe rosa, e con questo abbiamo concluso la nostra serata.